detto pure Canigiani, questa formula vincente, perché lo stadio è stato riempito spesso e volentieri. Ricordo un'intervista di inizio anno in cui dichiarò questa cosa in seguito al sorteggio e al fatto che la Lazio giocava tutte le partite in casa alle 18.55 e tutte quelle in trasferta alle 21. Ci hanno messo pure la partita dopo il girone in casa alle 18.55, esatto, no, alle 19, perché ci stanno quei 5 minuti, sì, che ti salvano la vita. È importantissimo, certo, 18.55. Ci manca. Quindi parlando di presenza allo stadio, capisco soprattutto, non tutti hanno la possibilità, è vero. No, un giorno lavorativo. Un giorno lavorativo, in base al proprio lavoro, di poter stare allo stadio alle 18.55, cioè fortemente è fortemente penalizzante, e per la partita contro il Siviglia io pure mi aspettavo qualcosa di più, perché è una partita importante, e vedere venduti solo 14.000 biglietti. Certo, siamo ancora a lunedì, la partita è giovedì, sperando che in questi pochi giorni mi fa ben sperare, soprattutto perché ci sono delle iniziative, che c'è, cioè, pure quella dello sponsor della Lazio, la Marathon Bet, che ho sentito che allo stesso prezzo che ho pagato la curva si può andare, certo, in Tevere. Quindi gli under 14 non pagano, quindi ci sono molte formule che possono comunque invogliare l'orario. Da questo punto di vista possiamo spezzare la Lazio, come abbiamo sempre fatto nei confronti della società, perché comunque è l'unica Roma, certo, che certo, certo, viene, oltre ai, certo, prezzi base, partendo dagli abbonamenti di inizio anno, durante l'arco dell'anno fa tantissime promozioni per poter far andare la gente allo stadio. Certo, il discorso che abbiamo sempre fatto è il fatto che ognuno deve fare il suo, certo. Noi da tifosi dobbiamo andare allo stadio, la società deve fare la squadra e fare prezzi buoni, e la Lazio dal punto di vista dei prezzi, ragazzi, non gli si può dire niente. È vero che le partite sono tante, quindi uno magari non può andare a tutte, però comunque la Lazio ha sempre in tutti i modi cercato di agevolare i tifosi della Lazio, sia con i prezzi, sia con questa nuova iniziativa che avevo letto distrattamente, ma mi sembra che stia riscuotendo successo, che è quello dei bus navetta, così pure chi non ha la possibilità di prendere la macchina. L'avevo cercato una volta per poter vedere come funzionava e sono sempre pieni. Esatto, si prenota, chi non ha possibilità di prendere la macchina ti porta davanti alla tribuna Tevere, dopo mezz'ora ti riporta a casa, quindi veramente è un servizio che sta su vari punti della città. Sento, considerando poi la difficoltà comunque che sappiamo benissimo noi della macchina, la dobbiamo lasciare sempre molto distante per il pullman. È tolta anche la giustificazione a quelli che dicono che c'è il problema del parcheggio. Sì. Beh, adesso ci saranno pure quelli che vanno a prendere proprio i divani, sì, tipo traslocatori, divano, con la gente sopra, e li porta direttamente allo stadio. Li poggia tipo quella pubblicità che era di Sky, mi sembra, con quelli col divano messi dentro allo stadio. Beh, scherzi a parte, comunque. Speriamo che giovedì ci sia una cornice di pubblico degna per una partita importante, perché comunque arriva il Siviglia, che è vero che in questa ultima parte di campionato sta un po', ha avuto qualche battuta d'arresto, però è partita molto bene come inizio campionato. È una squadra che ha vinto 3 volte, mi sembra, l'Europa League negli ultimi 5 anni di seguito l'ha vinta, esatto. Sì. Ha una squadra comunque importante, se andiamo a vedere i nomi dei giocatori, quindi ci sarà sicuramente bisogno del sostegno dei tifosi della Lazio. Quindi. Anche perché il ritorno sarà abbastanza tosto, è uno stadio molto caldo. Sì, Ramon, sì. Sanchez Pizjuan. Lo proverete? Sì, noi ci porteremo delle scarpe molto comode. Da corsa? Scarpe da corsa. Ma l'importante sarà arrivare a quella partita con un risultato importante dell'andata, che comunque penso la priorità è una doppia sfida quando inizi in casa e non prendere gol. Quindi anche fare un discorso del tipo molto proprio così base dello 0-0, così non sarebbe male. Ti permette di andare lì e comunque nel caso dovessi fare gol comunque avere un buon vantaggio.
No, ne dovrebbe probabilmente Inzaghi gli preferirà Luis Felipe, che ecco, tra le note liete c'è il recupero di Luis Felipe. Sì, sì, quindi non ci sono solo note stonate come purtroppo gli infortuni di Milinkovic Immobile. Sì, c'è da dire che a differenza di altri anni abbiamo qualche giocatore che possa sopperire all'assenza. Certo, sopperire all'assenza di Milinkovic sembra quasi una battuta, perché è chiaro che non, è un giocatore che non sostituisce come Immobile, come Immobile, chiaramente parliamo dei giocatori che sono tra i più forti della Lazio, quindi. Però rispetto agli altri anni dove c'era veramente poca roba, adesso comunque c'hai Berisha, c'hai Badeli, ce l'hai dei giocatori, certo, no, di livello che comunque hanno pure esperienza internazionale, anche se probabilmente Inzaghi si affiderà poi a Luis Alberto in e Correa. Sì, certo, sì, sì, è Correa, sì, sì. Certo. Anche per, cioè, hanno almeno loro hanno recuperato, quindi sì, è bene, sì, che sì, giocano. Sì, però nell'arco consideri, Antonio, che giovedì giochiamo, poi domenica, poi rigiochi, sì, poi rigiochi mercoledì sempre a Siviglia, quindi nell'arco di queste tre partite ci sarà modo di dare spazio un po' a tutti, e questa avendo giocatori Siviglia, certo, quindi certo. Adesso ricordo, dopo il Genoa c'è in casa. No, 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 non la, gioca c'è la partita, Lazio, c'è la partita, c'è la partita fantasma, quella che sì, qualora, no, cosa che non succederà, vabbè, sì, l'abbiamo ricordato. Quando si giocherà? A sorpresa, quello ce l'avrei. Quello la fai a sorpresa quando Lazio quinta a due punti da Roma e Inter, a giochi l'ultima partita di campionato oltre il campionato, perché ti è rimasta solo quella. Vabbè, è lì, vabbè, sicuramente Banti. Poi Banti di Livorno, Irrati, non mi ricordo di dov'è, Como, quant'altro. Sì, sì, assolutamente, quindi lì, anzi forse è ancora peggio, penso, come ipotesi, perché poi lì ci si inventerà qualsiasi cavillo pur Beh, no, non te la faranno mai giocare da solo. No, beh, in quel caso sono sincero, da solo dopo non sarebbe nemmeno poi giusto, perché ci vuole la contemporaneità, quindi. Certo, a parte invertite, anche io comunque diciamo non la vedrei di buon occhio. Io da tifoso spero che la Lazio arrivi in finale di Coppa Italia e in finale di Coppa UEFA, giusto? Certo. A quel punto poi vedi dove fai giocare la Lazio di Udinese, perché se fai tutto il percorso di UEFA, fai tutto il percorso di Coppa Italia, da qualche parte arrivi in finale. Non ho visto il calendario, diciamo, proprio nello specifico. Penso e spero che una settimana, un'infrasettimana ci sia, perché altrimenti è per forza, come dici te, si deve giocare dopo il 26 maggio, dopo l'ultima di campionato, in quel caso. Anche perché la finale di Europa League non ricordo quando era. Beh, comunque l'ultima di campionato è il 26 maggio, è Torino-Lazio, ma sì, comunque sì, non potrai mai giocare da solo. Starana mi dice qualcosa. Ah no, però oddio, la finale di Europa League è il 29 maggio. Sì, ma non potrei mai giocare, ripeto, da solo quella partita. A meno che non sia tutto inutile. No, no, ma credo ma che non lo puoi sapere prima. Certo, no, ma credo che comunque si dovrebbe giocare in questo lasso di tempo, tipo tra non so quando ci sono le semifinali. Solitamente le semifinali delle competizioni europee si giocano la prima di maggio. Secondo me quindi ci toccherà uscire in Europa League, se no io scombinavo pure il calendario di quest'altro anno. No, ma poi se vai a vedere le date non c'è proprio lo spazio, perché comunque sono una dietro l'altra, perché partendo Lazio-Udinese è stata rinviata a data da destinarsi, proprio per il fatto che c'hai pure la Coppa Italia il 26, poi rigiochi il 2 marzo il derby, senza mettere le partite poi di Europa League. C'hai il 10 marzo la Fiorentina, il 17 c'è Lazio-Parma, che c'è il 24 marzo che c'è la sosta della nazionale, poi c'è il 31 marzo Inter-Lazio, dopo c'è subito dopo tre giorni, infatti giocano, recuperano il turno perché c'è stata la pausa, c'è Spalle-Lazio, c'è Lazio-Sassuolo il 7 aprile, Milan-Lazio il 14, Lazio-Chievo il 20, vedi, non ci stanno proprio gli spazi. Cioè, poi c'è Milan-Lazio il 24, il ritorno di Coppa Italia, pure sta cosa assurda dopo due mesi. Sì, infatti, la semifinale il 27 febbraio. Sì, mi sembra una cosa del genere successe quando c'era la finale ancora andata e ritorno, l'anno che abbiamo vinto lo scudetto, che la finale d'andata era stata giocata e si eravamo pure scordati il risultato, e poi sì, la finale del ritorno dopo che la Lazio giorni, ha vinto lo dopo scudetto. Dopo tre giorni, quindi. Sì, che dallo scudetto, sì.
poi 28 aprile Sampdoria-Lazio, 5 maggio Lazio-Atalanta, no, sono tutti occupati gli slot, Cagliari-Lazio il 12, Lazio-Bologna il 19, il 26 maggio Torino-Lazio. No, giusto in mezzo alla settimana, quando, non lo so, però forse, oppure così a sorteggio, no, con la monedina. Vabbè, no, non c'è problema, tanto poi sì, ci si inventerà qualcosa, si chiamerà la UEFA per o comunque nel caso malaugurato dovessimo fare una brutta figura col Siviglia, lì allora si accetta questa cosa qui, però per il resto è inaccettabile sinceramente, perché come si fa a non calcolare un qualcosa del genere ancora, non lo so. È inaccettabile che le istituzioni non abbiano pensato a una cosa del genere. Esatto, esatto. La Lazio viene sempre trascurata in questi casi. Vabbè, ma pure la Coppa Italia, su questo però voglio mettere proprio l'incapacità, non il, diciamo, la malafede, perché anche in occasione delle finali poi giocate con la Juve, non si pensava che una squadra italiana come la Juve potesse arrivare in finale, che poi è successo ben due volte, tutte e due le finali queste che sto citando, poi la Juve le ha giocate contro la Lazio. È veramente assurda una roba del genere, cioè, infatti, non c'è fiducia nelle squadre nostre allora in Europa. Al 123esimo, quello del VAR non l'ha chiamato per dire rigore. Ti ricordi che questi devono uscire o no? Gli scombinano tutto il girone. Probabile. No, è veramente assurdo, però ecco che dire, speriamo che veramente questo sarà ancora un problema per un po', perché significa appunto che la Lazio farà strada in Europa, perché poi nella peggiore delle ipotesi la Coppa Italia c'è comunque fino a al 20, quanto hai detto, 26, 24 aprile, giusto, il ritorno? Il ritorno sì, c'è, no, il sì, 24, giusto. Ok. No, perché c'è poi coincidenza di calendario, 14 aprile Milan-Lazio di campionato e 24 di Coppa Italia, a distanza di 10 giorni. Perfetto, proprio doppia trasferta milanese. E quindi c'è pure la finale di Coppa Italia, quando c'è? Se non erro quella è il 15. La finale di Coppa Italia c'è, cioè, è una data da aggiungere, certo. Quindi c'è una data da aggiungere. Che se, dovrebbe essere il 15 maggio, sì. La finale di Coppa Italia tra Cagliari Lazio, sì, e Lazio Bologna. Il corso della Liga è un po' complicato. Sì, è il 15 maggio. La Coppa Italia, insomma, noi ci auguriamo che possa andare, quindi c'è da aggiungere un'altra data secca, però c'è da aggiungere. Sì, è un'altra, e tutto sta a vedere l'Europa League, perché poi c'è, ricordate quando si facevano le partite dei bambini prima di partire? Beh, no, prima Lazio Udinese e poi la Lazio in un anno della sua vita giocò tre partite in un giorno in Toscana in un torneo, e quindi le vinse tutte e tre. Però dovremmo riprovare a ritornare ai fasti degli anni, dei primi anni del Novecento, a giocare due partite in un giorno. Sì, finale di Coppa Italia, Lazio Udinese, e finale direttamente. Facciamo sì, facciamo due partite, che ne so, esatto. Vediamo. Ma sì, beh, comunque assurdo. Partita comunque quella col Siviglia è importante, perché ci permetterebbe di dare un segnale soprattutto di crescita, perché c'è stato un segnale a Milano, secondo me importante, a parte il passaggio del turno, comunque c'è, si è acquistata una consapevolezza della, sì, squadra, finalmente, certo, finalmente hai vinto, potrebbe essere la partita con Siviglia, sì, sì, perché finalmente hai vinto con un avversario tra virgolette grande, sì, questa cosa che hai vinto con i grandi, anche se poi in Coppa Italia la Lazio spesso e volentieri l'ha battute tutte, sì, quelle, sì, Juventus, Milan, Inter, è più in campionato, sì, sta cosa, finale, però comunque vince ed aiuta a vincere pure a livello mentale, sì. E col Siviglia secondo me sarebbe importante pure proprio per dare un segnale di crescita in funzione di Europa League, perché tutti gli anni arrivi a un certo punto e poi ti fermi. L'anno scorso magari è stato un po' del tutto inaspettato, però pure l'anno scorso arrivi là e ti fermi. Quest'anno l'avversario è decisamente più importante, però proprio per questo magari riuscire a fare la prestazione contro il Siviglia non sarebbe male, perché daresti un segnale proprio all'Europa League e alle squadre poi che andrai a incontrare. Vediamo come andrà. Sono le 21:32, Antonio, mi sembra, sì, giunto
Sì, il momento di una breve pausa. Stranamente siamo in orario, quindi siamo in orario e siamo pure partiti puntuali, quindi è una serie di allineamento dei pianeti stasera. Attenti al meteorite, voi che state in macchina. In effetti poi in effetti stavo dicendo, sì, c'è stato oggi un po' di cataclismi ci sono stati. La grandinata di oggi, penso arrivavano certe breccole. Il lampo nella zona di Torre Mauro alle 3:30 che io ho alzato, a parte che c'è stato qualcuno che ha sentito vibrare addirittura la casa, ma il rumore poi del tuono è stato il tuono addirittura. Ma forse